Cioè, io le fragole del mio orto sono le più buone della mia vita. E se è una dire, insomma, poter dire almeno una volta nella vita una cosa così, è veramente qualcosa di superlativo. Cioè, che mangi qualcosa che è venuto nella, insomma, nel tuo pezzetto di terra e che non hai mai mangiato prima, insomma. Boh, è come dire che hai fatto il concerto più bello della vita, in un certo senso. E poi le cipolle. L'aglio è un altro delle, veramente delle hits di questo orto. Aglio, cipolla, fragole, senz'altro, dicevo. Anche prezzemolo, prezzemolo spinge. Le piante officinali spingono, la salvia, la lavanda, però non è che la lavanda serve. Io, nel senso, mia moglie è un po' più poetica, quindi mette i fiori. Mette le cose, sì, questa è bella. Io invece sono abbastanza più, cioè, per l'orto. Cioè, se la roba non si mangia, mi interessa meno. Non la disprezzo, però mi interessa meno. Dell'aglio va piantato solo la parte esterna al cuore, altrimenti vengono fuori degli agli poco interessanti. Ho sempre il dubbio se sia da fare andare in giù la parte col durino o la parte qua. Poi quando mi viene, di solito quando trovi degli agli fioriti esce da qua, quindi lo metto con la testa in giù così. E fine, cioè, è un lavoro abbastanza agile. Andrebbe piantato, secondo me, nel giorno dei morti, quindi il 2 novembre. Però comunque tutte le settimane Agnese va a vendere le cose che fa, quindi pane e compagnia bella, a un mercato a Bologna dove ci sono un sacco di contadini, quindi c'è, raccoglie tutte le teorie più disparate e ovviamente noi accettiamo quella che ci fa più comodo, quindi l'altra sera una ha detto che guarda che da metà novembre in poi è perfetto, allora visto che non l'avevamo ancora fatto, da metà novembre in poi direi che sia perfetto piantare l'aglio. Tipo questo è il cuore e non andrebbe piantato. Il cuore dell'aglio, vanno piantati quelli che stanno attorno, vedi, quelli che poi si staccano anche più facilmente, come se fossero loro stessi ad invitarti alla semina. La lavanda è un deterrente per le lumache, questo lo so perché comunque nelle mie tantissime ispezioni notturne nell'orto la lavanda non era mai attaccata dalle lumache. Certi odori, comunque le lumache vengono infastiditi da certi odori. La lavanda è uno di questi, quindi tipo mettere, è come mettere, non so, il filo elettrico per i cinghiali o i caprioli, in un certo senso, è un deterrente per. Nonché è una pianta che attira api e quindi è un'impollinatrice. E quindi uno dei, diciamo, dei parametri dell'orto sinergico, cioè essere un orto che fa di tutto per campare da solo, ma per campare ha bisogno delle api, qualsiasi pianta, qualsiasi essere vivente si potrebbe dire. Qualsiasi pianta ha bisogno delle api e quindi avere dei fiori che attirano api, come può essere la lavanda, o il nasturzio, o il tagete, di sicuro è a buon rendere per la vita dell'orto e la sua autosufficienza. Per esempio, grande momento, questa è una di quelle lumache che mi hanno fatto dannare. Si chiameranno anche limacce, forse. Quelle senza gusci. Sì, cioè senza gusto, senza alcuna forma. No, ecco, guarda, la forma ce l'hanno, è spuntata l'antennina. Quindi qualcuno ancora c'è. Qualcuno ancora c'era sottoterra, vedi, sì, hanno creato dei rifugi, delle alternative. Però c'è una pianta come questa, che qui ha, sì e no, insomma in tutte le foglie, avrà una decina di buchini, cioè aveva le foglie così, proprio tagliate, zero. Cioè di queste bastarde ce n'erano, ti voglio bene, ce n'erano uno squanterno. Io le raccoglievo tutte in una vasca, poi le portavo nel pollaio, che è dietro casa,
e mettevo sopra un pietrone nello scatolone, perché di notte comunque le galline non le mangiavano, e quando andavo ad aprire le galline la mattina toglievo il coperchio e le nostre quattro galline saltavano queste lumache, cioè come se fosse un veramente sì, come quelli che chiamano mangiare le lumache, tra cui io non figuro. Avevano il becco tutto impiastricciato di questa bava schifimolle e appiccicosiccia, ma loro erano contente. Penso sia l'unica a cui dispiace che non vada più a slumacare. Le galline, dico.